Da parte del Chelsea, Diego Costa, attenzione, rientra e rischia subito nei primi istanti di gioco la formazione di Matteo di subire il gol del vantaggio. 11 l'attaccante Diego Costa in questa stagione, non ha ancora segnato però in Champions. Rivediamo il movimento e poi l'eccellente intervento da parte di Ferman, il calcio d'angolo. Sarin Kerik, Fabregas, pallone dentro, il colpo di testa, il gol messo a segno dalla Chelsea con il capitano, ovvero Terry. Dunque Schalke 04, che aveva rischiato subito nel primo minuto di subire il gol del vantaggio, e se la ride ovviamente José Mourinho, venuto qua non per sfidare Roberto Di Matteo ma per pensare a questo confronto. Il colpo di testa, lo stacco perfetto, si ferma Ferman, che ha qualche responsabilità, e vedendo questa immagine rallentatore sul gol subito non si muove, forse non riesce a capire bene dove sarebbe andato a finire questo pallone, e così il Chelsea si porta in vantaggio. Dunque stravolge sicuramente Dumas, che prova l'inserimento, William, il colpo di tacco, Hazard, ancora William, il brasiliano, sgaramento il pallone, gol 2-0 per il Chelsea al 28esimo minuto. E a questo punto la partita si fa difficile, tutta in salita per una squadra che deve assolutamente vincere questa sera. Peggio di così non poteva iniziare. Rivediamo Fabregas, ottimo inserimento, quindi William, giocata di classe, ancora il brasiliano sul primo palo, la conclusione. Magari sono particolarmente severo, però mi sembra che anche in questo caso Ferman non ferma il pallone, anzi se lo lascia sfilare proprio sotto le braccia per cercare il terzo e probabilmente definitivo gol, quello del KO. Calcio d'angolo battuto, autogol clamoroso di Kirchhoff, 3-0, eccolo il gol che tanto voleva Mourinho, trovato con questa clamorosa autorete da parte del centrocampista tedesco. E ora davvero vorrei capire, ma soprattutto sentire, Roberto Di Matteo negli spogliatoi con quali parole potrebbe ricreare un clima di fiducia all'interno della squadra. Autogol, Uchida e Ferman osservano il pallone increduli terminare in fondo al sacco, 3-0. Come se l'avessimo chiamato questo gol. Di Ramirez, 5-0. Festeggiano i Blues, sconfitta pesantissima a questo punto per la squadra di Roberto Di Matteo, che non sarà felicissimo questa sera di farsi intervistare. Ci proveremo ugualmente. E anche Ramirez realizza il primo gol quest'anno in Champions, settimo gol in questa competizione per il brasiliano. Stacco perfetto, nulla da fare, difesa completamente allo sbando quella dei padroni di casa. E ora entra anche Schürrle.